Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar, il primo webinar dell'anno di Labor Law Community che è dedicato a pandemia, post-pandemia e lavoro, quali conseguenze durature. Vi ricordo che il seminario sarà registrato, quindi chi rimane dal suo assenso alla registrazione, restando collegato, e vi ricordo anche di tenere il microfono chiuso. Quando volete parlare, sperando che ci sia occasione per un po' di dibattito, potete alzare la mano e vi verrà attivato, il microfono. Questo ciclo di seminari, perché si tratta di un ciclo di seminari, sono tre seminari, è dedicato a un collega, un amico che ci ha lasciato un anno fa, che è Gigi Mariucci. Siamo felici di sapere che oggi è qui con noi a ricordarlo anche Lorenzo Mariucci, il figlio di Gigi. E la ragione per cui gliel'abbiamo dedicato è anzitutto quella di volere onorare la sua memoria, che è cara a tutti noi, e ricordare le sue doti di studioso e anche le sue qualità umane. Però c'è un'altra ragione, se volete, un pochino più imperscrutabile, che ci interroga su questioni più profonde. Perché in questo seminario, in questo ciclo di seminari, noi presenteremo gli interventi nati da una call che lo stesso Gigi aveva scritto come prima iniziativa da socio di Labor Law Community, alla quale aveva aderito fin dagli inizi. E il messaggio che io ancora conservo, con il quale preannunciavo il suo desiderio di contribuire all'associazione neonata, è proprio di qualche settimana dopo la nascita di Labor Law Community, e chiedeva come contribuirvi sia in termini di quote sociali, perché sapeva che erano importanti anche le quote sociali per fare qualcosa, che di suggerimenti di idee che sono ancora più necessari per fare marciare un'associazione. E aveva cominciato a farlo da subito, naturalmente l'aveva fatto a modo suo, cioè con spirito costruttivo e attitudine critica, perché era risultato subito evidente che la sua partecipazione alle Labor Law Community non sarebbe stata quella di un socio silente. Sin da subito ci aveva posto delle questioni difficili. Anzitutto su che cosa intendevamo fare con la costituzione di questa nuova associazione. E poi sulla necessità di avere una ispirazione di fondo comune. E poi ancora su che cosa significa essere giuslavoristi e giuslavoriste oggi. Però lo aveva fatto col suo tono usuale, in cui c'era verve polemica, però la verve polemica si sposava con la leggerezza e l'ironia e con una vena affettuosa che non tardava a emergere a un certo punto. Ed è l'immagine di Gigi che io conservo da sempre, da quando l'ho incontrato per la prima volta molti anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, agli incontri estivi di Pontignano, in cui lui era uno dei quattro moschettieri del diritto del lavoro. Fin dal nostro primo incontro collettivo come associazione nell'aprile del 2020, Gigi ci aveva proposto di provare a guardare più lontano del contingente, dell'usuale, del già frequentato, e lo aveva fatto a partire da quanto stava accadendo allora già da qualche mese. Era l'aprile, dicevo, del 2020 e la crisi pandemica era già scoppiata da qualche mese. La sua proposta fu di occuparci non solo del tempo presente, ma anche dei tempi lunghi della crisi, delle conseguenze durature della pandemia. E se andate a rileggere le parole di apertura della call, esprimono in modo cristallino in che modo Gigi pensava che dovessimo porci di fronte a un evento inaspettato di dimensioni globali. E Gigi aveva scritto: di fronte alla pandemia in corso, in via generale, ma anche in riferimento al tema lavoro, sono possibili diversi punti di vista. Per una prima opinione tutto tornerà come prima. Una seconda opinione va persino più in là. Dopo l'epidemia tutto tornerà peggio di prima e in particolare il diritto del lavoro verrà ancora più immiserito. Può esserci tuttavia un terzo punto di vista, non mosso da una banale inclinazione ottimistica, ma ispirato all'idea che al fondo ha animato tutto ciò che si è svolto in termini progressivi nella vicenda umana. Può esserci un'altra via, può accadere che cambi davvero qualche cosa. Gigi, come ha ricordato Guido Balandi, auspicava che fossero soprattutto i più giovani a riflettere e a rispondere a queste questioni. E siamo davvero felici che sia stato così e che in tanti abbiano voluto dare il loro contributo alla riflessione avviata dalla call. È una ironia triste che Gigi se ne sia andato esattamente per gli effetti della pandemia. Mi consola però pensare che fino alla fine abbia avuto un
consapevolezza delle cose. Un piccolo prezioso libro pubblicato dopo la sua morte a cura degli amici bolognesi che si chiama Il segreto della politica. Vorrei leggervi che cosa scriveva Gigi. Che cosa consiste in effetti l'essere umani? Tutto dipende dal fatto che alcune centinaia di anni fa i nostri progenitori hanno deciso di alzarsi in piedi perché così riuscivano a vedere ciò che accadeva sopra gli arbusti della savana, di modo che l'essere eretti ha consentito di sviluppare il cervello, acquisire abilità manuali e intellettuali e infine mettersi al vertice della catena alimentare. Sono le abilità e l'atto distintivo altrove, ovvero nella consapevolezza della mortalità e al tempo stesso nella necessità per vivere di contrastare questa consapevolezza. L'uomo si concepisce come tale quando nella sua mente si formano due certezze, la conseguenza di essere mortale e il sapere allo stesso tempo che può vivere solo concependosi fino all'ultimo istante di vita come mortale. È così che vogliamo ricordarlo, Gigi, con queste ultime profondissime considerazioni su noi tutti. Adesso diamo inizio al seminario. Vi dico due parole sulla sua organizzazione. Il seminario è organizzato in due sessioni, si svolge in due lingue, in inglese e in italiano, e io mi rivolgerò quindi, se me lo consentite, in inglese alle colleghe e ai colleghi che parleranno in inglese e in italiano a chi si esprimerà invece in italiano. Quindi diamo subito inizio alla prima sessione. I will give the floor to Maria Emilia Fonseca from the Universidad de São Paulo, Brazil, and to Catarina Lopez Scodro, Universidad de São Paulo, Brazil. Maria Emilia is Associate Professor and Researcher at the Law School of Ribeira Preto of the University of São Paulo. And she got a philosophy doctor in law from the Catholic University of São Paulo and a master in social relations law from the Catholic University of São Paulo. She has been visitor researcher at the Columbia University and visiting professor at the Universidad de Salamanca and PUC Peru. Catarina Lopez Scodro is a student of Master of Law at the Law School of Ribeiro Preto of the University of São Paulo, and she got a scholarship from the Foundation CAPES. Maria Emilia Fonseca, you have the floor. Okay, I would like to say our felicity about to talk to you and this important Congress and the debate attempt that we are living and we are suffering and then we need to study a lot about that. And I would like to say about our felicity first. And I would like to present our term, COVID-19 lockdown regeneration and professional training for you. So would like to start saying our methodology. We base a deductive method and the bibliographic and the documentary research techniques. Our objective, we try to present the general object of the paper was to analyze the international context of the spread of coronavirus and the effects of the pandemic in the world of work, the risk of the emergence of lockdown generation, and finally, the professional training as a strategy to mitigate risks to young ODF employment. So, based on this, we construct the idea of starting talking to COVID-19 pandemic and the world of work. A dissemination of the new coronavirus since 19, the characterization of a pandemic by and March 11, 2020,
mobilization of the members of the international community, like ILO, and ILO start to publish the ILO Monitor COVID-19 and the World of Work. So we start to analyze of ILO publishing first to 6th March, 8th September, 2020 edition of the monitoring. So the highlights this publishing says the intensification of the impacts on groups considered to be especially vulnerable. The difficulties faced by youth, the risk of the appearance of the lockdown generation in vulnerable groups should be supported. And, okay, Katarina, please. Katarina, you start now, please. Okay, thank you, Professor. So some initial considerations about the lockdown generation is that the first appearance was in the fourth edition of the ILO publishing about the monitoring of the pandemic. And they do not have a concept for that. They just put this idea and talk about the risk of a possible emergence. So some areas affected by the pandemic was education training, loss of jobs and income, and difficulties of getting a job, especially for the youth employment. That had the major impact, which was in the technical education, professional training, on job loss training. So all of these publishers, they have a common aspect that was the suggestion of the public, of the policy responses. So immediate and strategic action was needed to mitigate these impacts in technical education, professional training, and on-job training caused to youth employment. So first we started to think about what would be this lockdown generation. So the figurative use of lockdown, which was very frequently in the pandemic, and the idea of generation seems something like that it is impossible for a certain group to enter, and when they enter, to move into labor market to an emergency situation, which would be the COVID-19 pandemic. So, which ILO has stated is that action and policy was needed from members of international community with states. So as a strategic mechanism, we see some policies to promote professional training. Professional training is related to the right to education and the right to work or assisted. And it's a formation directed to work, which is related with some scientific and technical knowledge. So it's related to productivity, competitiveness, and quality of employment. So it can see as a mechanism capable of softening the path to the labor market. Well, in this study, we see that the pandemic led to the need of urgent action by states. Also, the effects felt by the pandemic was major in the vulnerable groups like youth, and they have some difficulties, especially to remain in the labor markets, continue studying, and to enter in labor markets. So ILO warning that there is a risk of emergence of a lockdown generation, which can be hampered
by implementation of policies by the state. So we see as a mechanism for that, the policies directed to professional training, which can promote major possibilities to enter in the labor market. And when you are in the labor market, you can move from formal to informal to formal economy, and also to better opportunities. So this was our references, and I'd like to thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Maria Emilia and Katharina. Now we will have another two speakers, and then there will be a bit of discussion by two discussants that I'm going to introduce now. They are Professor Fausta Guariello and Professor Massimiliano Delfino. I will give the floor just after the presentations. The next speaker is Olivia De Quintana Figueiredo Pasqualetto from the Universidad de São Paulo, Brazil. She has got a doctorship and a master in labor law and social security from the Faculty of Law of the University of São Paulo, and is now postdoctoral researcher at the University of São Paulo. Olivia, you have the floor. Thank you very much. Well, first of all, I would like to thank all the organizing committee, and it's an honor to present this paper here. The paper is entitled, What Can We Learn from the ILO to Face the Post-Pandemic World of Work, Revisiting International Labor Standards. I don't know if this title is right, because it's not the post-pandemic, because we are already in pandemic, but the idea when I was thinking about this study is the follow. Pandemic is one of the biggest or the biggest challenge that the world and that we are facing. However, it's not the first challenge, and probably it will not be the last. And if it's not the first, how do we deal with the past problems? This is the context of this paper. Then, considering this scenario and using the deductive methods and bibliographic research especially, the study aims to analyze if the international labor standards can be any strategy and a foundation instrument for facing crises resulting in the pandemic. And maybe they could be like a starting point for the regulation of the world of work post-pandemic. So, considering this research question that guides the study, I would like to make a first observation that this question is apparently very simple. However, it's very common to observe, especially in moments of crisis or in moments of new things are happening, that it's common to observe that we sometimes forgot the international labor standards or some basis of labor law. And in my point of view, and considering the literature, this is precisely in this moment that these standards, that these minimum rights can serve us as a guide to calibrate the measures, the regulation, and some policies that need to be taken. So the idea is to look and think about what do we already have? What can we use from ILO standards to face the actual challenges? So it's important to remember, and this expression for me is it's resume very perfectly the idea and
intention of creating international labor standards, that they are the rules of the globalized game. So if they are the rules of the globalized game, they are also the rules of the pandemic game, or better, the pandemic world. In this sense, they can serve as a basis for preventing some, preventing that emergency legislation that we saw in different countries, including here in Brazil. It's a basis for presenting, for preventing emergency legislation from ignoring these minimum rights. So I present here some examples of how important and how useful these international labor standards could be for the present moment. And I put here three examples. The first one is maybe the most important convention about health and safety at work, is the Convention 155 of the ILO, and its protocol. And when we are reading this convention, it's very clear that some norms and some obligations of the employers about health and safety at work are necessary, including and especially in this pandemic moment. For example, the obligation of employers to give personal protective clothing and equipment. You can think, this is obvious. Yes, it's obvious, but sometimes, and we saw lots of news on newspapers, that the obligation of give masks or alcohol are have been debated in some situations. So is it necessary to give masks to my employers? And when we look to this basic convention of occupational safety and health at work, we remember this kind of obligation. And other things, for example, the meaning of occupational disease as any disease contracted as a result of an exposure to risk factors arising from work activity. Well, if we think about that, especially in some kind of professions like nursing and doctors, for example, the coronavirus is very is in labor environment. So why we were thinking in some countries, in some places, that maybe coronavirus was not related to work? Well, sometimes it can, it is related. And another two examples. The first one is related to homework convention and some statements like access to training is an obligation for employer, and pay attention in special characteristics and its consequences to health and safety at work. And then the last one, the Domestic Workers Convention, Convention 189, that highlights the right to safe and healthy working environment for domestic workers. And it's not uncommon during this period to see some news on newspaper that that comment some situations that domestic workers continued working in houses that people were with coronavirus. So, in conclusion, the idea here was highlight this international labor standards that we already have, and say that there's no doubt that some new challenge sometimes and need new responses, innovative responses, but some in general, new challenges also need some responses that we
already have. So in conclusion, I would like to finish this presentation highlighting that the international labor standards can be an important basis for thinking about the actual and the future moment post-pandemic. Thank you very much. Thank you, Olivia. Vorrei continuare questa sessione dedicata alla crisi pandemica nel contesto globale, dando la parola al professor Marcello Da Ponte, che parla sulle trasformazioni del lavoro per effetto della pandemia, quale sostenibilità per il diritto del lavoro. Il professor Da Ponte insegna come professore associato di diritto del lavoro e diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Napoli Federico II e ha insegnato come visiting professor in numerose università straniere, tra cui l'Università di San Pietroburgo, l'Università di León in Spagna, e l'Università Jules Verne e l'Università Paris-Nanterre. Quindi do la parola al professor Da Ponte. Prego, Marcello. Grazie, professoressa Barbera. Buonasera a tutti. Sono particolarmente lieto di partecipare a questa prima iniziativa della Labor Law Community, che è stata in questo tempo particolarmente attiva nel dibattito e nella costruzione di una riflessione giuridica particolarmente accurata nell'ambito del diritto del lavoro. E sono particolarmente contento anche di poter prendere la parola in una sessione organizzata in memoria di Luigi Mariucci, di cui da giovane studioso ho iniziato ad apprendere i primi insegnamenti che spero siano stati da me adeguatamente e correttamente recepiti. Mi soffermerò sulle trasformazioni del diritto del lavoro per effetto della pandemia mondiale, iniziando a fare una riflessione sul fatto che per effetto dei repentini cambiamenti imposti dalla globalizzazione e dalla transizione digitale si assiste già da alcuni anni a una progressiva modificazione delle coordinate di base del diritto del lavoro in Italia e nella maggior parte dei paesi europei. Le principali trasformazioni, come è noto, possono individuarsi nel campo delle relazioni collettive del lavoro attraverso una progressiva mutazione delle relazioni industriali e la crisi delle categorie tradizionali della legislazione giuslavoristica, ma anche nel contesto delle nuove forme di lavoro, lavoro a termine, chiamata, somministrazione e lavoro su piattaforma. Nel campo delle modalità di svolgimento della prestazione, pensiamo ad esempio al lavoro a distanza, al lavoro in gruppo, alle reti di impresa. Ma la globalizzazione dei mercati, l'integrazione tra le economie europee, la maggiore influenza delle discipline istituzionali globali sono tutti fattori che nel sistema attuale hanno realizzato un sensibile impatto nel nuovo sistema di fonti e di valori del diritto del lavoro. In questo modo i tratti principali che costituiscono gli elementi centrali della differenziazione storica tra il diritto del lavoro inteso come quell'insieme di norme funzionale alla tutela dei lavoratori nell'ambito del rapporto di lavoro e il diritto civile classico si sono progressivamente sempre più ridotte. È un processo alla luce del quale alcuni aspetti caratteristici delle norme di diritto del lavoro nella costruzione concepita per effetto delle lotte sindacali avute nel corso del tempo in termini di riconoscimento dei diritti sono drasticamente messi in discussione. Il risultato finale è che l'attuale diritto del lavoro è una costruzione continua, soggetta ad aggiustamenti, a trasformazioni, mentre la sfida più importante è quella di dare una visione omogenea a livello europeo. La sfida da affrontare, come dicevo, quindi, è quella di realizzare una visione coerente e uniforme delle tutele del lavoro, che soprattutto poi nella fase immediata risposta ai crescenti bisogni sociali determinati dalla recente emergenza sanitaria, va collegata all'esigenza di attribuire al diritto del lavoro il compito di fissare tutele assolute in termini più che mai, in termini di accesso al lavoro delle categorie più disagiate, ovvero per le quali diciamo, si riveli di più difficile avvicinamento. Penso al lavoro giovanile, penso al lavoro femminile e ai dati sensibilmente negativi che da questo versante arrivano dall'Italia e ancor più dal Mezzogiorno
d'Italia in materia di retribuzione, salute e sicurezza e, come dirò più avanti, dignità in assoluto del lavoro e condizioni di vita, ponendo al centro della costruzione giuridica la tutela della dignità dell'uomo piuttosto che quella connessa agli interessi strettamente economici dell'impresa, che pur rappresentando un aspetto decisivo e quindi certamente rimarchevole e meritevole di tutela, lo sono in misura sussidiaria e sottordinata, senza dubbio, rispetto alla protezione dell'individuo, occorrendo quindi la valorizzazione della prestazione dell'attività lavorativa in quanto tale, come intesa come sacrificio e impegno di energie personali del lavoratore, piuttosto che paragonandolo, equiparandolo ad un bene mercificato. Con particolare riferimento poi alla Unione Europea, va detto che negli ultimi anni, ormai da diverso tempo, si è orientata a limitare le conseguenze della conversione dei processi industriali, tentando dapprima di introdurre misure di flexicurity che, se sulla carta hanno un compito di aumentare il livello di protezione, alla prova concreta hanno dimostrato di non essere sempre adeguatamente efficaci. Da un lato, come dimostra il caso italiano, la necessità di robusti investimenti in termini economici e di adeguate risorse per fare fronte da una parte alle carenze strutturali del mercato del lavoro e da un altro rispetto alle necessarie misure compensative rispetto all'espulsione dei contesti produttivi si è dimostrata in breve tempo insufficiente. E d'altronde l'esistenza di profonde differenze nella regolamentazione del lavoro e del processo di armonizzazione tra i vari paesi europei ha reso necessaria l'implementazione di nuove misure di protezione per fornire risposte idonee ad accompagnare il livello di sviluppo dei mercati e la corrispondente crescita dei bisogni sociali. Alla luce dell'esperienza accumulata, quindi dopo circa 2 anni dall'esplosione del fenomeno, almeno per quanto riguarda gli effetti sulle principali attività dell'economia mondiale, è possibile affermare che le straordinarie modificazioni imposte al sistema del diritto del lavoro dall'imprevedibile emergenza causata dalla pandemia possono avere consistenti, ancor più significativi effetti sulla maggior parte degli istituti del diritto del lavoro. Ciò impone inevitabilmente, rispetto ai meri effetti della frammentazione produttiva determinati dalle trasformazioni di cui ho parlato nell'economia mondiale, l'adozione di misure e risposte che siano idonee ad accrescere piuttosto che a depauperare il valore lavoro, a fronte di una invece inclinazione già manifestatasi in precedenza a renderlo sottordinato rispetto ai parametri della crescita intesa in termini meramente quantitativi. È chiaro che in questo contesto, soprattutto dopo la crisi pandemica mondiale, la questione dei diritti sociali nell'impresa definita 4.0 diventi fondamentale, diventi cruciale e non possa quindi in alcun modo essere trascurata, ma che costituisca anzi, quella della pandemia, l'occasione per la realizzazione di una nuova scala di valori che, ribadisco, ponga il lavoro al centro dello sviluppo. D'altra parte risponde alle esigenze di una progressiva, questo tipo di sistemazione, integrazione fra diversi sistemi sociali esistenti negli Stati membri dell'Unione Europea, di cui si sente in misura sempre maggiore l'esigenza. E un'occasione di rilancio dell'economia in chiave solidaristica è oggi offerta dai diversi recovery plan approvati dai singoli paesi dell'Unione Europea sulla scorta di fondi e finanziamenti messi a disposizione da ciascun paese membro. D'altronde il piano italiano prevede, pur non senza zone d'ombra piuttosto accentuate e diffuse, di cui occorrerà vedere all'atto pratico la realizzazione, per circa la metà delle somme assegnate la destinazione in direzione di misure a sostegno della trasformazione digitale dei servizi pubblici, in particolare dei servizi sanitari, dell'istruzione e delle imprese, in misura minore a favorire iniziative volte a promuovere il capitale umano, investimenti in tecnologie digitali avanzate, ovvero l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro e la promozione della trasparenza del sistema pensionistico, come richiesta più volte a gran voce dall'Unione Europea. Pertanto, alla luce delle profonde trasformazioni imposte dalla pandemia, le politiche del lavoro dell'Unione Europea devono essere orientate a verificare se le nuove gerarchie di valori nell'Unione possano incidere e in quale misura sull'efficacia delle politiche del lavoro.
se le politiche economiche e occupazionali degli ultimi anni possano comunicare tra loro e quali ne siano i limiti allo scopo di individuare le misure compensative necessarie, se la dottrina della flexicurity abbia prodotto risultati apprezzabili per la sicurezza dei lavoratori, e mi pare che questo sia da mettere in discussione, se le politiche per l'occupazione adottate dai principali paesi dell'Unione Europea siano adeguate rispetto agli obiettivi della crescita del sistema nel suo complesso, intesa quindi non solo in termini rigidamente economici, ma anche di sviluppo sociale in termini di risposta ai bisogni di un numero crescente di soggetti e categorie. Il tema fondamentale consiste quindi nella necessità di accompagnare la rivoluzione tecnologica e l'innovazione dell'impresa con scelte regolative che la rendano compatibile con esigenze di giustizia sociale insopprimibili. La questione quindi non risiede più tanto solo nella sostituzione del lavoro umano con quello computerizzato, con tutte le conseguenze che ciò comporta, bensì nel depauperamento dei tradizionali riferimenti giuridici e sociologici del lavoro nell'impresa elaborati nel corso del XXI secolo, ma tuttora assolutamente ancora attuali. In conclusione, nel contesto descritto, la questione della dignità del lavoro e del livello di riconoscimento dei diritti sociali, sensibilmente acuitosi per effetto della pandemia globale, diventa assolutamente decisiva. La dimensione europea dei diritti sociali richiede infatti una progressiva integrazione tra i diversi sistemi esistenti negli Stati membri dell'Unione Europea, che attraverso il confronto tra le istituzioni dei Paesi membri e quelli dell'Unione Europea divenga in grado di fornire un nuovo sistema di regole che definisce l'impatto delle politiche europee di difesa degli Stati membri sul miglioramento dei diritti nazionali, aggiungendo l'indicazione del livello di competitività e quello di protezione dei lavoratori sulla scena internazionale. È inoltre estremamente importante sottolineare che nel sistema di valori costruito dalla Costituzione italiana e poi resi concreti dallo Statuto dei lavoratori e dalla legislazione promozionale che ne è seguita, la tutela della dignità umana e più specificamente del lavoratore riceve una protezione non solo a livello individuale, bensì collettiva, nel senso che per realizzare la piena tutela della dignità del lavoratore è necessario che il lavoro sia ex se dignitoso. L'applicazione pratica della tutela della dignità, tuttavia, in tempi di crisi economica appare sempre più complessa. E da questo punto di vista occorre chiedersi se sulla scia della pandemia da Covid-19 il rischio di un'ulteriore riduzione delle tutele possa aumentare e quali strade occorra percorrere per evitarlo. La sfida del diritto del lavoro è quindi più che mai quella di adeguare il sistema di regole al nuovo scenario sociale. Da una parte, accompagnando i processi di trasformazione in atto, inarrestabili e decisivi in chiave di modernizzazione, senza che però ad essi corrisponda un ulteriore depauperamento delle garanzie e delle tutele, ma che anzi i profondi cambiamenti in atto nella società, anche per effetto della pandemia e dell'acquisizione della consapevolezza di nuovi bisogni sociali che essa, come in ogni fase di ricostruzione, comporta, costituiscono l'occasione di una transizione verso quello che è stato opportunamente definito dalla dottrina come un approccio al tempo stesso concreto e solidaristico nella prospettiva dello sviluppo di un nuovo diritto del lavoro che sia anche e soprattutto orientato in chiave di promozione dinamica delle tutele. Grazie professor Da Ponte. Adesso avremo avuto alcuni speakers che dovevano occuparsi di un confronto fra alcuni casi nazionali, ma purtroppo questo panel è stato colpito proprio dalla pandemia, non in maniera grave per fortuna. E quindi avremo adesso come speaker la professoressa Michela Riminucci della Kobe University del Giappone, mentre non saranno con noi il dottor Belletti e la professoressa Lucia Cobron-Gasiorowska dell'Università di Cracovia, in Polonia, che ci ha mandato un messaggio proprio qualche ora fa.
Dunque, darei la parola a questo punto alla professoressa Reminucci, che parla di rising inequalities in Japan in the wake of the corona shock. La professoressa Reminucci è giurista e nipponista e associate professor di diritto presso l'Università di Kobe, dove è anche coordinatrice dei programmi interdisciplinari. Si è formata tra Venezia, Milano e il Giappone, ha svolto il dottorato di diritto comparato a Kobe e nella sua ricerca si occupa principalmente di diritto del lavoro comparato. Prego, professoressa Reminucci. Grazie mille, thank you very much for accepting my proposal for this workshop. I will be speaking in English because my paper is in English. I hope our international guests are happy about it. But I will also answer, of course, to questions in Italian later during the discussion. And what I want to talk about today is what my paper is about is basically to offer you a glimpse about the situation in Japan, what happened in Japan with what is called the corona shock, what we call the corona shock in Japan, what was the impact on workers, and especially which kind of workers were mostly affected, and what was the response of the government. And in conclusion, I will try to assess a little bit if this response was adequate or not, and what kind of issues we had in Japan. But before that, I just wanted to very quickly give you some background information about Japan and also about the COVID-19 timeline in Japan, because I don't know if you are familiar with it, if you maybe have already heard something or if you need some more information. First of all, starting with Japan as a welfare state, maybe some of you already know, but Japan is actually a country that developed its own legal system, basically side by side with some European countries. So its legal system is actually quite similar to especially continental law countries. And with regard to Japan's welfare state, to Japan's protection of employment, of course, the situation is very complex, so I will just very quickly cover what are the main principles. And in the Japanese constitution, in particular, we have the right to a dignified existence and then the right to work, that are two of the main rights that are basically protected by the Japanese government, or Japan as a welfare state. Of course, as in many other countries, these constitutional rights are actually very much discussed. So, of course, what they entail in matter of obligations for the state, for example, like concrete obligations for the state, is a matter, is highly controversial, basically. But I think what you need to remember for this presentation is that Japan is acting along these two lines. So on the one hand, it is trying to, the Japanese government is trying to ensure a certain standard of living. So trying to help people that are the struggle financially. And on the other hand, is trying to help those who, for example, lose their jobs so that they can transition towards some new employment. And of course, there are many issues that can arise in this regard. And in particular, one of the main problems of this system is that it was developed right after the Second World War. And so it was developed with a very specific type of worker in mind that were mainly full-time and long-term workers. So the problem that we have nowadays is that this kind of workers, that is what we call in Japan regular workers, even if they are still most of the employees in the labor market, they are becoming less and less because there is another category of workers that is now rising, that is what is called in Japan non-regular workers, that are basically all the other workers, those who are not full-time and who are not long-term. So for example, part-time workers, or dispatch workers, temporary workers, and so on. These workers are becoming more and more, and the problem is that the traditional system, let's say, doesn't really protect them all the time. And we see, especially, we have seen that with this crisis, it happened basically again. So these workers again took the main hit from the crisis. Then about the timeline of the corona shock of COVID-19,
As some of you maybe might know or remember, Japan was actually one of the first countries after China that started reporting COVID-19 cases. So everything started basically in January 2020. And after that, Japan started progressively basically adopting stricter countermeasures. First, in terms of border control, as you might know, Japan is basically still sort of closed. It's very difficult right now to enter Japan from abroad. And later also in terms of internalization. About this is actually a very complex topic. I think since I have only 10 minutes, I will not go too much into specifics, but you will see it in the paper if you're interested. Basically, Japan has an existing legal framework about regarding basically the pandemic case. And there is in particular this new Influenza Special Measures Act. That is a law that was adopted right after basically the bird flu, but it was really never used in Japan basically until now, so until this COVID-19 crisis. And connected to this, actually, this law didn't work very well, especially in the beginning. There were a lot of issues and it needed to be amended. So this is one of the reasons why actually the internal reaction in Japan was quite slow, because first Japan had to adapt its existing legislation regarding this influenza, this pandemic countermeasures, and only after that they finally started working. And well, among the various issues, one of the problems of this law is that it did not provide for any sanction in case of non-compliance with the orders of the authorities regarding the pandemic. So in Japan, in the beginning, before this law was amended, even if the government and the local governments ordered to, for example, businesses to close earlier in order to limit the spread of the virus, even in case of non-compliance, it was not possible to sanction. I think maybe I've seen something about this also in international news, because I read in many places that Japan did not do a proper lockdowns like other countries. I don't think it's exactly true, because in the end, also Japan adopted quite strict countermeasures, and especially companies, so not the state, but private companies, basically limited the workers. And maybe we can talk more about this during the discussion. But anyway, the situation was that it was not possible to sanction, especially businesses, and this was solved with an amendment to the law. So now it is possible for local governments to limit, for example, business hours and punish with an administrative sanction non-compliant businesses. One of the problems of the systems, however, is that it there is basically a list of establishments that can be targets of these like orders, for example, to close or to limit their business. And these businesses are mainly, there is a list basically in the law. And these are, as you can imagine, mainly places that can easily get crowded, like restaurants, hotels, and nightclubs, and so on. And however, unfortunately, these are the same businesses that usually employ non-regular workers. So the fact that these businesses were specifically hit by this legislation also meant that many non-regular workers actually lost their jobs as a consequence. And anyway, well, yeah, the rest of the details you can find in the paper. So as you can imagine, if we look at the impact of a corona shock of this corona, the COVID-19 crisis on workers, we can clearly see that it was actually non-regular workers that took the toll, that were impacted the most. And it is especially, I think, important in Japan if you consider that these non-regular workers mostly belong to weaker categories of workers, so vulnerable workers, such as women, for example. And in my paper in particular, I talk about women because it's easier to find some data on them. And for example, if we look at the most recent data, we can see that of the total of the Japanese workforce, around 40% of workers are non-regular workers. And of these, around 70% are women, which means that if we have 10 workers,
4 of them are non-regular and 3 of them are women, which is a lot. And if we look at the data, I especially worked on data produced by the Japanese basically Institute of Statistics. You can clearly see basically that during the state of emergencies, we lost many jobs, many non-regular jobs. And so, especially if we look at the data for women, non-regular employee who are women, they were specifically hit. We had hundreds of thousands of jobs that were lost during the state of emergency. And also there is, even if it's still going on, the crisis, so even we don't have much research for now, but for example, there is already some research that is showing that, and even people who are considered employed by the Japan Institute of Statistics can actually be considered substantially unemployed, because basically they are, for example, part-time workers whose shifts were reduced so much that basically now it is as if they're not working anymore. Their salaries were reduced so much that even if they are considered employed according to the definition of the Institute of Statistics, basically they're not. So these are also other issues that need more deeper research. And, but as I was saying before, basically this kind of impact could be foreseen because considering that they were limiting the service industry that employed mostly non-regular workers, they could imagine that they would be hit by the crisis more. And so, of course, the Japanese government tried to set up some safety nets, some additional safety nets to the system that is ordinarily in place. And in the paper, you will find actually a very thorough list of some of the main, basically, benefits and so on that were set up by the Japanese government. However, what I could see, at least for now, is that many of these benefits needed for some very strict requirements to be met. So actually, it seems that it was difficult for actually many workers, many employees, and also many employers to actually apply for these benefits. Because, for example, the deadlines were very short or strict, and they had to produce a lot of documentation. So in the end, they probably did not really manage to reach all the people that actually needed this to apply for these measures. Again, you can read more about it in the paper if you're interested. So moving to the conclusions, since what I've tried to do with this paper was just to look at the group of workers that were more impacted by the crisis. And as I said, they were mostly non-regular workers. So a lot of weaker, vulnerable workers like women, but also like foreigners, like young people, younger people, and older people, and so on. And I also tried to ask myself what could be the long-term effects of what happened during the crisis. Of course, again, this crisis is still going on, actually, as we all know, unfortunately. So it's kind of difficult to draw some conclusions right now. But what I have learned from my research is basically what I could see and what I could say right now is that clearly, with the original issues of the Japanese labor market. So what I said in the beginning, this division between regular and non-regular workers affected non-regular workers are less protected. We can clearly see in the consequences of this corona shock that this kind of structural issue is a big problem and is the reason why these workers are affected the most. And the reason why actually these weaker workers cannot really access regular employment is mostly because in Japan still regular employment is not very flexible. In order to be a regular worker, you have to be in the office all the time. And so it is difficult for people who have external obligations like women that usually have to take care of children, for example, often have to take care of children. Or other people with some other issues, like, for example, an old person that has to go, I don't know, to the hospital or something, so they cannot really be in the office every day, all the time. And these people basically cannot access regular work because regular work is not flexible at all. I mean, there have been some reforms recently, but still that is an issue that is going on. So what happened is that these workers once again has been hit by just another crisis,
It could have been a pandemic, it could have been any other like economic crisis and so on. And it, the system has shown that it is not ready yet basically to absorb the impact and to manage to basically ensure job employment continuity for this category of workers. And yeah, I think that's it. Grazie professoressa Riminucci. Prima di dare la parola ai discussant di questi paper, consentitemi di ringraziare chi ha organizzato questo seminario e anche la fase precedente di gestione della call, e cioè Valeria Nuzio, Federico Martelloni e Giulia Centamore. E consentitemi anche di ringraziare Cristina Alessi e Gemma Pacella per la regia di questo seminario. E dopodiché io a questo punto darei la parola alla professoressa Fausta Guarriello e successivamente al professor Massimiliano Delfino. La professoressa Fausta Guarriello insegna all'Università di Chieti Pescara, il professor Massimiliano Delfino insegna all'Università Federico II di Napoli, e ci daranno un po' un loro commento sui paper, e in questa circostanza noi avremo modo anche, sia pure indirettamente, di sapere qualche cosa di quello che ci avrebbero raccontato i nostri speakers che non sono presenti oggi. Dopodiché gli speakers avranno tempo per replicare se lo desiderano, anche per aggiungere qualche cosa, e sono stati particolarmente bravi fra l'altro a mantenere i tempi che sono stati assegnati. E poi ci sarà spazio probabilmente per qualche intervento dal pubblico. Dunque io inizierei dando la parola a Fausta Guarriello. Prego Fausta. Grazie, grazie Marzia, grazie a tutti coloro che intervengono, sono intervenuti insomma a questo seminario, gli speaker innanzitutto, ma poi anche tutti i partecipanti. Allora, come ha detto la professoressa Barbera, questo è il primo seminario dedicato alla call. Quindi noi, io e il collega Delfino, ci limitiamo naturalmente a fare un po' una discussione dei paper presentati oggi. Sappiamo che ce ne sono altri che verranno discussi nei prossimi webinar, e quindi le osservazioni in qualche modo sono delle osservazioni diciamo al momento limitate ai paper che abbiamo potuto leggere, sentire e ascoltare adesso nella loro presentazione da parte dei diversi autori. Io, d'accordo con il professor Delfino, interverrò in italiano cercando di parlare lentamente, perché credo, penso, spero che le colleghe brasiliane comprendano la lingua italiana. Ci eravamo detti che insomma avremmo parlato in inglese se ci fosse stata anche la collega polacca, per la quale evidentemente forse la lingua italiana è più difficile, però in ogni caso, ecco, fra me e Delfino, io intanto farò una discussione di carattere trasversale su tutti i paper presentati, e poi il professor Delfino, eventualmente in inglese, farà delle osservazioni più puntuali su ciascuno di questi paper. Allora, la prima osservazione di carattere generale, che certamente è in particolare rivolta ai due paper presentati dalle colleghe brasiliane, riguardano diciamo, l'importanza, diciamo, la valorizzazione del ruolo dell'ILO in questi due contributi. La qualcosa, diciamo, è rilevante da più punti di vista. Da un lato perché, come segnalato dalle colleghe brasiliane nell'uno e nell'altro paper, l'ILO si è distinta per una reazione pronta ai cambiamenti che si sono prodotti nel mondo del lavoro e al primo impatto, diciamo al primo e al continuo impatto della pandemia sul mondo del lavoro, nei mercati del lavoro a livello internazionale. Questa pandemia è stata, come sappiamo bene, diciamo un fenomeno di carattere mondiale, e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro sin dal mese di marzo 2020, quindi dalle prime misure adottate, decise dai diversi stati colpiti dalla pandemia da Covid-19, hanno deciso di monitorare il fenomeno
producendo quindi, diciamo, dei rapporti di monitoraggio periodici, frequenti, in cui danno conto dell'evoluzione della situazione nel mondo del lavoro. E la valorizzazione da parte, diciamo, dei due paper brasiliani di questa, diciamo, la chiamiamola letteratura, di queste survey che vengono condotte regolarmente dall'ILO, l'ultima è uscita pochi giorni fa, consente loro, come dire, di segnalare, di valorizzare l'apporto non solo conoscitivo, ben inteso, ma anche l'apporto di proposte da parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per fronteggiare la crisi pandemica nell'immediato e soprattutto, direi che in questa fase è forse più importante considerare questo secondo aspetto, quali misure adottare e quali soluzioni anche normative, anche e soprattutto normative adottare in vista della ripresa in modo più strutturale. Quindi al di là dell'emergenza, l'ILO ci sollecita, dicono le autrici, a guardare oltre l'emergenza pandemica, quindi ad adottare certamente delle misure a carattere di emergenza, emergenziali, come è stato fatto in tantissimi paesi, ma anche e soprattutto a dare degli strumenti e delle indicazioni per come procedere a delle riforme di carattere più strutturale del mondo del lavoro, traendo delle lezioni, no? L'espressione trarre delle lezioni compare in diversi paper, no? Traendo delle lezioni da questa pandemia che ha colpito appunto il mondo del lavoro in maniera molto pesante, sia in termini di occupazione, disoccupazione, in termini di ore lavorate, c'è stato un drastico calo del numero delle ore lavorate, ma delle modalità con le quali appunto affrontare la situazione pandemica, in particolare attraverso l'utilizzo più o meno intenso del lavoro da remoto, nei report nazionali, per esempio il report della collega polacca, ci viene segnalato ad esempio come in Polonia lo strumento del lavoro da remoto fosse poco usato prima della pandemia, ma complessivamente è rimasto poco usato anche dopo la pandemia, anche per l'avversione delle organizzazioni sindacali nei confronti di questa modalità lavorativa, per ragioni varie, tra cui in particolare per l'isolamento a cui espone i lavoratori, per il doppio carico di lavoro a cui espone i lavoratori, ma soprattutto le lavoratrici, e anche per i costi che comporta in termini di energia elettrica, strumenti di lavoro, eccetera, per i lavoratori stessi. Quindi, in ogni caso, diciamo, il fare riferimento alla guida dell'OIL, quindi anche agli esempi, la collega brasiliana ci ha per esempio mostrato, no, quali potrebbero essere delle convenzioni che proteggono la salute e la sicurezza dei lavoratori, oppure le convenzioni sul lavoro domestico, che possono essere, come diciamo, lezione tratta dall'esperienza dell'ILO, annoverate e annoverabili tra le convenzioni fondamentali dell'ILO, proprio come, diciamo, lezione da trarre dalla pandemia. Peraltro il paper segnala come questa discussione c'è stata all'interno dell'ILO, cioè in occasione del centenario, la Conferenza Internazionale del Lavoro del 2019, quindi pre-pandemia, ha lungamente discusso appunto della opportunità o meno di includere le convenzioni in materia di salute e sicurezza tra le attualmente 8 convenzioni fondamentali dell'ILO, cioè quelle convenzioni che appunto proteggono, tutelano il lavoro, diciamo impedendo agli stati membri di scegliere alla carte quali convenzioni ratificare e quali no, perché diventando, diciamo, ascendendo al ruolo di convenzioni fondamentali, diciamo l'ILO si impegna a un monitoraggio, a un'osservanza di queste convenzioni a prescindere dalla loro ratifica o meno da parte degli stati membri dell'ILO. I due paper che hanno
come dire, valorizzato in particolare il ruolo dell'ILO, in parte si differenziano per la circostanza che il primo, come è stato bene sintetizzato dall'autrice, dalle autrici, ha focalizzato l'attenzione in particolare sulla cosiddetta generazione del lockdown, cioè nel nostro paese spesso abbiamo parlato di generazione persa o rischio di generazione persa, no? Cioè i giovani di età compresa, diciamo i giovani fino ai 25 anni, perché dai dati disponibili a livello internazionale è evidente che proprio questa classe di età è quella più esposta ai rischi maggiori da lockdown, sia per ragioni riguardanti, e qui tutti noi italiani possiamo benissimo ricomprendere, no, le nostre vicende interne, la didattica a distanza, le deficienze della didattica a distanza, le mancate competenze e la mancata diffusione, il digital divide degli strumenti informatici e telematici in tutte le famiglie, l'abbandono dei percorsi di studio, come ha detto poco fa la relatrice, una delle relatrici, c'è anche una grande difficoltà a svolgere gli stage e i tirocini in presenza o sul lavoro, insomma, la parte formativa sul lavoro. Per cui queste difficoltà comporteranno già oggi, diciamo, espongono le classi più giovani, di età più giovani, a dei rischi molto forti di disoccupazione, di difficoltà a trovare lavori nell'economia regolare, nell'economia formale, e rischia invece di cacciare nell'economia informale questi ragazzi quando si affacciano nel mercato del lavoro, ma i rischi sono ben maggiori, nel senso rischiano di poter accedere al lavoro, a lavori poco qualificati, a non poter migliorare le loro competenze, quindi a non poter aspirare a un livello di vita dignitoso, insomma. E da questo punto di vista la proposta che ci viene fatta è quella, come dire, di considerare, traendo la lezione, diciamo, da questi avvenimenti, la proposta è quella di considerare la formazione professionale nelle sue diverse articolazioni come un diritto umano fondamentale, quindi come il diritto all'istruzione, come il diritto al lavoro, appunto uno strumento che rafforza le capabilities dei giovani in particolare, ma diremmo in generale di tutte le categorie più vulnerabili sul mercato del lavoro, consentendo loro, come dire, di non perdere occasioni di inclusione nel mondo del lavoro, una inclusione che deve essere fatta riconoscendo, diciamo, quello che è l'obiettivo fondamentale del lavoro decente, del lavoro dignitoso, come diciamo in Italia, quindi come di lavoro dignitoso, che è tra gli obiettivi del 2030 delle Nazioni Unite. Quindi una prima proposta è questa proposta, che penso verrà sviluppata anche nei webinar successivi, soprattutto nel webinar che si occuperà di mercato del lavoro e dell'impatto della pandemia sul mercato del lavoro, dove penso, so che ci sono anche dei paper che riguardano appunto la formazione. Un altro aspetto che mi sembra importante segnalare, sempre di carattere trasversale, dei paper presentati in questa sessione, i paper presentati per iscritto anche da chi non è potuto oggi essere presente di persona e che mi ha colpito, è invece in qualche modo, se non l'assenza, la sfumata presenza dell'Unione Europea in questi paper. Nel senso che nessuno di questi ha dedicato una specifica attenzione a cosa sta cambiando a livello di Unione Europea. Penso che al momento in cui la call è uscita, al momento in cui Gigi Mariucci l'ha pensata e nei mesi successivi, qualcosa già si preannunciava a livello di Unione Europea, qualcosa che poi in certa misura si è realizzato nei mesi successivi e nell'anno successivo. Quindi in realtà un dibattito interessante oggi da fare,
al quale le Borlo Community dedicherà un'attenzione particolare nei mesi successivi e nell'anno in corso, sarà proprio quello degli sviluppi delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, perché sembrerebbe esserci stato un cambio di passo, diciamo, da parte delle istituzioni europee, diremmo proprio a seguito della pandemia, come reazione alla pandemia, che ha costituito, diciamo, uno scossone formidabile, diciamo, per smuovere le istituzioni dell'Unione Europea verso una maggiore socializzazione, diciamo, delle politiche e soprattutto verso un'attenzione rinnovata alle discipline normative di armonizzazione a livello di Unione Europea. Stranamente, ecco, su questo tema che invece ci occupa, occupa molti di noi da molto tempo, non ci sono stati dei paper che hanno dedicato un'attenzione specifica a questo, se non qua e là, ovviamente, dei richiami significativi da Ponte, per esempio, anche poco fa nella sua esposizione orale ha richiamato, diciamo, no, i valori dell'Unione Europea e la necessità, insomma, in qualche modo anche nelle normative in cantiere di ribadire quelli che sono i valori fondamentali di dignità della persona. A livello OIL si parla, no, di una ripresa centrata sull'essere umano, quindi come forma di resistenza rispetto alla situazione di crisi che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto a seguito della pandemia, ma che stiamo tuttora vivendo. Il rischio è quello, appunto, segnalato nei paper che sono stati presentati, e il rischio è invece che le soluzioni, soprattutto quelle di carattere emergenziale adottate da alcuni stati, accentuino ancora di più le disuguaglianze presenti sul mercato del lavoro, disuguaglianze di opportunità, disuguaglianze di reddito, disuguaglianze di trattamento, in particolare trasversali a tutti i paper, diciamo, l'attenzione ai giovani, alle donne, quindi a quanto le donne abbiano, a seguito della pandemia, sofferto di più, diciamo, delle difficoltà presenti sul mercato del lavoro, per ragioni che non stiamo a ripetere, ma che insomma tutti conosciamo, e anche lì un apposito webinar sarà dedicato alle questioni relative alla conciliazione, quindi che hanno in qualche modo monopolizzato l'attenzione dei partecipanti alla call, come uno degli effetti più rilevanti, più importanti dell'impatto della pandemia a breve termine, ma probabilmente anche in una prospettiva più ampia di lungo periodo. In questo, per esempio, molto interessante il paper della collega polacca, perché appunto nel segnalare diciamo, i cambiamenti continui che si sono verificati dall'inizio della pandemia ai giorni nostri nella legislazione polacca, quindi le varie fasi, ma questo lo abbiamo visto anche in Italia, no? Le varie misure di urgenza che si sono succedute, segnala in particolare alcuni profili di diritto europeo molto interessanti per noi, perché da un lato ci evidenziano magari le differenze con le quali vengono accolte alcune indicazioni europee nei diversi paesi. Per esempio, nel caso della Polonia, lei segnala come molto positiva l'iniziativa della Commissione europea in materia di disciplina del lavoro delle piattaforme, materia che non è assolutamente regolamentata in quel paese e che ho apprezzato molto la grande franchezza con la quale si è espressa la collega polacca, fa sì che uno dei tanti dualismi del mercato del lavoro presenti anche in Polonia è appunto quello tra lavori regolari più o meno flessibili, ma comunque retti dalla disciplina del diritto del lavoro, e invece una frangia sempre più estesa di attività lavorative che vengono svolte sotto l'egida del diritto civile, quindi contratti di diritto privato, di diritto civile, che lei chiama contratti spazzatura, o che nella letteratura polacca vengono chiamati contratti spazzatura,
perché sono completamente sprovvisti di tutela per i lavoratori. Quindi la funzione essenziale del diritto del lavoro, che la collega polacca ricorda nel suo paper, viene completamente smentita dall'utilizzo sempre più massiccio che si è avuto negli ultimi anni di questi contratti, diciamo, di diritto privato, che, come dire, relegano questi lavoratori a una, a un'economia informale sprovvista di qualunque tipo di, di protezione, sia dal punto di vista proprio del diritto del lavoro, quindi diritto alla contrattazione collettiva, diritto al salario minimo, eccetera, ma anche dal punto di vista della previdenza sociale, e quindi esponendo a tutti i rischi, diciamo, incontrati in questa fase i lavoratori addetti a questi servizi. Colpisce, per chi non conosce in particolare il sistema giapponese, come ci ricordava la collega Riminucci, il fatto che questi dualismi, molto conosciuti anche nel sistema italiano, siano presenti anche in quello che noi riteniamo il più evoluto Giappone. Cioè, lei ricorda nel suo paper come in realtà ci sono dualismi molto forti nel mercato del lavoro giapponese, lo ha ricordato anche adesso nella sua esposizione orale, e appunto ci ha ricordato che esistono diversi status di lavoratore, da quello molto protetto, insomma, tutelato dal diritto del lavoro, via via invece a lavoratori che svolgono la loro attività, diciamo, senza le classiche tutele, le tradizionali tutele che un paese avanzato come il Giappone prevede e provvede per i lavoratori, anche ai sensi della Costituzione, come ben ci ricorda nel suo saggio. Ecco, un altro aspetto che io trovo mi ha colpito mancasse e penso invece possa essere utile approfondire in futuro, è quello, per esempio, anche dell'impatto della Brexit cioè dell'impatto congiunto della pandemia che si è realizzata, insomma, dal 2020 in avanti, accoppiata, no, questa accoppiata infernale con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, soprattutto per la questione, per il tema della libera circolazione, perché diciamo il connubio tra questi due eventi, uno, diciamo, imprevedibile in qualche modo, e l'altro invece prevedibile, previsto, è stato quello, diciamo, in qualche modo di una chiusura del Regno Unito con la sua uscita dall'Unione Europea, di una chiusura dei confini rispetto ai lavoratori provenienti dai paesi dell'Unione Europea, osservazione che fa anche la Riminucci con riguardo al Giappone. Il Giappone, a seguito della pandemia, certo non a seguito di una... di una exit da qualche organismo, però a seguito della pandemia il Giappone ha pressoché chiuso i confini, provocando difficoltà enormi ai lavoratori stranieri che lavorano in quel paese. Quindi, diciamo, ci sono tanti effetti diciamo negativi legati alla pandemia, e non solo, sui quali diciamo la riflessione che ci viene offerta dai paper che sono stati presentati può essere molto ricca e può consentire degli sviluppi ulteriori. Io vorrei solo riprendere in conclusione, diciamo, quello che mi sembrava essere l'obiettivo della call che Gigi Mariucci aveva inteso lanciare, cioè quello di chiedersi, appunto, e di riflettere in maniera, diciamo, argomentata e anche tenendo conto di una prospettiva di medio-lungo periodo, ecco, non soltanto determinata dalla contingenza pandemica, riflettere sui cambiamenti in corso nel diritto del lavoro, del diritto del lavoro nazionale, sovranazionale, del diritto del lavoro internazionale, come appunto i paper che fanno riguardo all'OIL ci hanno segnalato. Io penso che sia molto utile e molto proficuo questo incontro di riflessioni fatto da studiosi giovani, per lo più giovani, quindi questo è un altro elemento molto significativo, penso, anche di questa call, cioè hanno partecipato prevalentemente dei giovani, perché mette in circolo nuove idee o comunque consente di confrontarsi con una
nuova generazione di giuristi e capire anche quali sono le loro preoccupazioni e quali sono anche le risposte che loro intendono dare ai quesiti che tutti ci stiamo ponendo. Io avrei finito qua. Grazie Fausta, grazie anche per queste considerazioni che sono molto, sono preziose, perché in effetti lo scopo della call, come dicevo all'inizio, era proprio quello di tessere un dialogo, una discussione fra noi giuslavoristi e in particolare chiedere alle persone più giovani anche di esprimersi, cosa che hanno fatto in maniera generosa. Do adesso la parola a Massimiliano Delfino. Prego Massimiliano. Sì, buonasera, ciao a tutti. Mi sentite? Ok, perfetto. Allora, anch'io inizio con i ringraziamenti per l'invito come discussant in questa iniziativa, quindi ringrazio tutta l'LC e in particolare la sua presidente, ma anche Federico Martelloni, Valeria Nuzzo e Giulio Centamore che mi hanno contattato in prima battuta. Diciamo, come fa la professoressa Guarriello ha sottolineato, anticipato prima, ci siamo un po' organizzati il lavoro, seppure velocemente, e quindi tocca a me fare delle considerazioni un po' più specifiche sui singoli paper. In questo caso utilizzerò diciamo una modalità mista, come ci siamo detti, cioè farò le osservazioni in inglese a chi non è madrelingua italiano, perché diciamo, seppure la Michela Riminucci ha presentato il paper in inglese, è italiana, e quindi diciamo, preferisco diciamo, fare le osservazioni eventuali in lingua italiana. Una prima precisazione, sono molto d'accordo con quello che ha detto Fausta Guarriello prima, e ce lo siamo detti anche nella nostra conversazione privata, che il titolo del seminario è Il diritto del lavoro dinanzi alla pandemia, uno sguardo sovranazionale, ma il taglio prescelto da quasi tutti i paper, direi, è di valorizzare soltanto uno dei due versanti della sovranazionalità, ed in particolar modo il versante oil, tralasciando, mettendo un po' da parte, salvo alcune eccezioni, come cercherò di dire, l'Unione Europea, che invece tanto avrebbe da dire, diciamo, e ha detto durante la pandemia, fra luci e ombre, ovviamente. Cambio l'ordine degli interventi, perché diciamo, farò delle osservazioni con riferimento alla prima sessione, crisi pandemica, nel contesto globale, rischi e prospettive, innanzitutto sulle considerazioni fatte nel paper e anche nella presentazione di Olivia De Quintana Figueredo Pasqualetto, perché mi sembra il paper più generale dei due sull'oil, quindi parto da quello per poi arrivare al paper delle altre due colleghe brasiliane. Cambio lingua perché mi rivolgo appunto a Olivia De Quintana Figueredo Pasqualetto. E passo all'inglese. As we know, and as Olivia has pointed out, I would like to start from a sentence contained in the paper by Olivia De Quintana Figueredo Pasqualetto. And the sentence is that the urgency of the crisis and the immediate need for action should not be used as an excuse to abandon to reduce rights in order to overcome problems. I think this is the starting point, even though it is not properly the starting point of the paper, but this is the starting point of what Olivia De Quintana thinks about the ILO approach to the coronavirus crisis. According to Olivia De Quintana Figueredo, the ILO has identified four pillars that also act as a reference point for national government in defining intervention actions. The first pillar concerns measures aimed at stimulating economy and employment. The second pillar concerns measures to support businesses, employment and income. The third one focuses on
the protection of workers in the workplace, while the fourth pillar is based on social dialogue as a tool to address the crisis, indicating the need to strengthen training and resilience of employer and employee association. And this is a very important pillar. But in the paper by Olivia De Quintana Figueredo, not all is positive with reference to the ILO. The pandemic crisis has highlighted a serious lack in ILO sources, which has been underlined by the Brazilian colleague. The absence of workers' health and safety in fundamental labor rights should not remove its centrality in international labor regulation. And in a post-pandemic scenario, the inclusion of health and safety in the list of essential labor rights, I would say, of core labor standards, is even more urgent. So the conclusion of the paper is about the future prospects of the ILO sources of law. And I would like to ask the Brazilian colleague if she is optimistic or pessimistic about the enlargement of ILO sources and ILO labor standards, core labor standards. The other paper relating to the ILO is linked to the previous one. I'm referring to the paper presented by Maria Emilia Fonseca and Catarina Lopez Scodro, who, using the key expression of lockdown generation, as we heard about from them, deals with the pandemic from the point of view of young people, considered as a vulnerable group, and particularly of young people involved in vocational training. As reported by the ILO, in the period before the COVID-19 crisis, among the 178 million young workers in the world, more than 4 out of 10 were working, of which almost 80% was active in the informal economy. Despite the high percentage of young employees, more than 250 million young people were not in employment, education, or in training, the so-called NEET. The ILO has verified the greater impact on technical education, vocational training, and on-the-job training. Most of training during the pandemic has been provided remotely. Even if the risk of new inequality is around the corner, as the two authors of the papers conveniently affirm, since this reality is not present in low-income countries. So there is a strong difference. There was a strong difference during the pandemic, and actually there is also now, between low-income countries and Western countries, industrialized countries. I would like to suggest to the authors that if they were interested in publishing their paper, they should be very careful to make a distinction between remote learning on the job and off the job. I think there is a strong difference between the between on the job learning and off the job learning, since you can do that remotely if you are referring to off-the-job learning, while it is very difficult to provide remote learning if the learning is about a vocational training, is an on-the-job vocational training. Inequality issue aside, the perspective chosen by Maria Emilia Fonseca and Catarina Lopez Scodro concerns the regulatory changes, where it is emphasized that in view of the situation and the risk of a lockdown generation, as they called this generation, it is important to provide for policies that guarantee the duty of the state and the right to professional training of all. So again, the conclusion is referred to the possible scenario, the development of a right to professional training of all.
cambio lingua è diversa l'impostazione del paper di Marcello da Ponte, che ci traghetta, diciamo, un po' di più rispetto agli altri verso il ruolo svolto dall'Unione Europea durante la pandemia. Significativi a riguardo sono alcuni passaggi del paper di Marcello da Ponte. Ne segnalo uno: l'attuale diritto del lavoro è una costruzione continua, soggetta a continui aggiustamenti e trasformazioni, e tuttavia la sfida più importante è quella di dare al diritto del lavoro in Europa il compito di avere una visione omogenea. Tale visione omogenea significa rinunciare a istruzione, salute e sicurezza. La prospettiva preferita e scelta dall'autore è quindi una prospettiva decisamente de jure condendo. Come d'altronde si evince anche più avanti, dove, come ci ha anche detto nella versione orale, perché ha parlato, parla nel paper nella versione orale, di una progressiva integrazione tra i diversi sistemi sociali esistenti negli stati membri dell'Unione. Comunque, dietro molti dei discorsi di Marcello da Ponte, a cominciare dal tema delle tutele universali, c'è un profilo classico, a mio avviso, ed è il profilo della dicotomia autonomia-subordinazione e del suo possibile superamento, o meglio, del suo possibile allargamento, con riferimento soprattutto ai lavoratori delle piattaforme, a proposito dei quali l'autore fa riferimento alla tendenziale conseguenza di qualificarli come lavoratori subordinati. E allora questo è il tema dei temi, secondo me, da affrontare, l'ossatura sul quale organizzare, in parte lo è stato già fatto da Marcello da Ponte il suo paper, perché la pandemia e la platform economy hanno messo in evidenza la centralità della dicotomia autonomia-subordinazione, ma non l'hanno messa in discussione, l'hanno sottoposta a nuove sfide, ma a mio avviso non l'hanno messa in discussione. E l'Unione Europea, e questo è a mio avviso da approfondire nel paper, sta cercando di intervenire in questa dicotomia autonomia-subordinazione, non solo con riferimento alla platform economy, ma anche con riferimento alla platform economy, come dimostrano alcune vicende, le vicende della sentenza della Corte di Giustizia FNV del 2014, la sentenza Uber del 2017 sulla libera concorrenza, l'ordinanza Yodel del 2020 e soprattutto la già richiamata proposta di direttiva in materia di lavoro tramite piattaforma digitale presentata alla Commissione il 9 dicembre scorso, che introduce, come sappiamo, criteri per determinare in via presuntiva la natura subordinata del rapporto di lavoro in ragione del controllo operato dalla piattaforma digitale sull'attività del lavoratore. E questa tematica si intreccia con la questione salariale, che pure è stata richiamata nel paper di Marcello da Ponte, perché ovviamente si tratta di capire a quali lavoratori si applicherebbe la proposta di direttiva sui salari minimi, che è ancora in pista, seppure modificata, presentata nel 2020, che appunto ha un suo campo di applicazione. A chi si applica? Ai lavoratori subordinati, a tutti i lavoratori, perché ricordiamoci che quella proposta non riguarda invece il reddito minimo, ma appunto soltanto il salario minimo. Passando invece ai tre casi a confronto, e quindi alla seconda, quella, diciamo, che sarebbe stata, che è la seconda sessione, crisi pandemica ed emergenza occupazionale, parto dal paper di Michela Riminucci, che si occupa, diciamo, con completezza e dovizia di particolari del sistema giapponese, che io perlomeno non conoscevo. Innanzitutto è efficace l'espressione utilizzata, e il paper in inglese, quindi ho apprezzato anche l'espressione inglese utilizzate, l'espressione corona shock, diciamo, per riferirsi alla pandemia. E molto interessante è il profilo della sottolineatura della pandemia che produce diseguaglianza, lo ha detto anche prima Fausta, questo è un leitmotiv di molti dei paper, le conseguenze della pandemia, la pandemia che produce appunto diseguaglianze. La collega Riminucci sottolinea questo a proposito della categoria del non regular employment,
che ovviamente, diciamo, non possiamo tradurre in italiano con l'espressione lavoro irregolare o non regolare, diciamo, come ci ha spiegato bene, penso la traduzione migliore sia quella di lavoro non standard, con riferimento, poi seppur utilizzando un'altra parola della lingua inglese, perché, diciamo, ci ricorda l'autrice, la maggior parte di coloro che ricorrono al lavoro non standard sono le donne, diciamo, tradizionalmente nel sistema giapponese, diciamo, l'altra categoria vulnerabile, e quindi l'altro obiettivo, gli altri attrattori di eguaglianza, cioè assorbitori di eguaglianza, sono sicuramente, come ha ricordato anche Fausta Guarriello, gli stranieri, i lavoratori stranieri. E quindi anche nel caso del paper della Riminucci viene sottolineato come la pandemia debba essere vissuta come, non soltanto come un grave problema che stiamo ancora affrontando, ma anche come un volano per una riforma del sistema giapponese e soprattutto diciamo, l'importanza, come sottolinea l'autrice, di riformare l'impiego a tempo pieno, l'impiego, il rapporto di lavoro standard, oltre che il rapporto di lavoro appunto non regular che lei definisce. Altrettanto interessante nel paper della Riminucci è stato scoprire, almeno per me, che la pandemia ha imposto al Giappone un cambiamento di assetto costituzionale, cioè di assetto di competenze fra Stato centrale e autonomie locali, fra Stato centrale e prefetture, se ho capito bene, diciamo, questo diciamo, se ho compreso bene. E altra cosa che non avrei mai detto, diciamo, prima di leggere il paper, che l'autrice segnala la difficoltà di accedere ai sostegni anche finanziari durante la pandemia, perché diciamo, la burocrazia giapponese è così difficile, anche così difficoltosa e così farraginosa, anche se si tratta di una burocrazia online, che diciamo, è difficile anche accedere ad alcuni di questi incentivi, anche agli incentivi economici. La complicazione del sistema giapponese di erogazione degli incentivi, dei sostegni alle famiglie e ai lavoratori, scoraggia, diciamo, ci ricorda la Riminucci, scoraggia anche la presentazione delle domande per quanto riguarda quel sostegno. E quindi l'aspetto più importante mi sembra essere che la pandemia ha fatto emergere tutti i pregi, ma anche tutti i difetti dell'ordinamento nipponico. E che il Covid, pure in questo caso, dovrebbe essere vissuto come un'opportunità da cogliere. Ho due domande però, diciamo, per la Riminucci. La prima è se anche, è la stessa che ho fatto prima alle colleghe brasiliane, cioè ci sono dei movimenti nella direzione del cambiamento del sistema giapponese, della semplificazione. La seconda, non da giuslavorista, ma da curioso del diritto in generale, è se il cambiamento di assetto costituzionale di competenze è un cambiamento transitorio oppure un cambiamento duraturo, cioè come è avvenuto questo cambiamento di competenze. Passando invece al contributo di Alessandro Belletti, che non c'è, ma che sia io che la professoressa Guarriello abbiamo letto con attenzione, è interessante in quel contributo il riferimento alle conseguenze della pandemia sul mercato del lavoro italiano, però qui entriamo in un campo che noi conosciamo ovviamente molto meglio. Ci ricorda Belletti che con la pandemia si alimentano le diseguaglianze, ecco di nuovo torna il tema delle diseguaglianze, di genere, di età, l'eterno binomio fra garantito e non garantito sul mercato, tra lavoratori dipendenti autonomi, qualificati e non, pubblici e privati, eccetera, eccetera. Altro aspetto trattato che in questo caso però a mio avviso meriterebbe maggiore attenzione con riferimento all'ordinamento italiano è ancora una volta quello dei lavoratori, in questo caso all'esterno dell'area della subordinazione, perché Belletti ci ricorda che questi lavoratori, questi milioni di lavoratori, costituiscono una parte del mondo del lavoro di cui tener conto anche in futuro. La domanda da porsi è se sia possibile prevedere un sistema di protezione sociale che tuteli anche queste categorie e che sappia andare oltre il concetto di subordinazione
è quindi auspicabile una riforma nell'ottica di un maggiore universalismo delle garanzie. E quindi torna la tematica dell'universalismo delle garanzie, dell'universalismo delle tutele, come nel paper di Da Ponte, ma a mio avviso in questo paper è tutto da approfondire il discorso sull'andare oltre il concetto di subordinazione, che diciamo, come ho detto prima, è stato messo a dura prova, ma non è superato dalla pandemia, ma nemmeno dalla rivoluzione tecnologica, e che a mio avviso esce rafforzato nel contesto italiano. Va da sé che ovviamente Belletti si dovrebbe concentrare maggiormente su questioni più tipicamente italiane, l'articolo 2 e l'articolo 47 bis del decreto 81 del 2015. Interessante, e mi avvio a concludere, è la ricostruzione della risposta dell'ordinamento polacco alla pandemia. Secondo me vari sono gli aspetti degni di nota, molti dei quali ha messo in evidenza già Fausta Guarriello. Mi ha colpito che nel solco della migliore tradizione dei paesi dell'Europa continentale, la Polonia differenzia fra telelavoro e lavoro da remoto. Il telelavoro è stato introdotto in Polonia nel 2007, mentre il lavoro da remoto è stato quello che noi definiremmo lavoro agile, anche se in questo caso la comparazione non è automatica, non esisteva nel sistema diciamo polacco prima del Covid-19 ed è stato introdotto recentissimamente. Da quello che leggo, che ho letto dal paper, mi sembra che diciamo sia stato poco utilizzato, però in realtà è un lavoro da remoto che può essere imposto in alcuni casi dal datore di lavoro. Non c'è bisogno del consenso del lavoratore, quindi può essere imposto in questo caso dalla organizzazione. C'è molta attenzione nel paper della collega Lucia Cobron-Gasiorowska, non sapremo mai se si pronuncia così, sui profili del diritto sindacale, ed è questa una differenza rispetto agli altri paper, perché diciamo sono veramente molto interessante la ricostruzione di quello che sta avvenendo in Polonia, che avviene a partire dal 2020 con riferimento alla riforma del telelavoro, perché c'è una diciamo importante battaglia sindacale, contrapposizione fra le parti sociali con riferimento proprio al telelavoro, quindi che vede contrapposti Solidarnosc da un lato e le organizzazioni imprenditoriali dall'altro. Altro argomento di grande interesse nel paper polacco è la differenza, come ha detto già Fausta Guarriello, fra contratti regolati dal diritto civile e quelli disciplinati dal diritto del lavoro. Qui mi avrebbe fatto piacere chiedere alla diciamo collega polacca, non lo posso fare, quindi la domanda rimarrà senza risposta. Qual è il rapporto, due cose, di questi contratti diciamo, cioè come si colloca rispetto a questi contratti la differenza fra autonomia e subordinazione, perché questo non mi è chiarissimo dal paper, e soprattutto diciamo è molto veloce il riferimento al rapporto, al collegamento fra pandemia e digitalizzazione da un lato e alla differenza fra contratti di diritto civile e di diritto del lavoro dall'altro. Questo secondo me nel paper andrebbe registrato meglio. Va bene, avrei voluto fare anche altre considerazioni di carattere generale, però vedo che il tempo stringe e quindi mi fermo qui, appunto con avendo fatto riferimento specificamente ai singoli paper, e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie. Grazie Massimiliano e grazie Fausta per averci restituito uno sguardo comparato sull'insieme delle esperienze nazionali che i paper avevano esaminato, e la nostra intenzione era proprio cercare di cogliere gli aspetti comuni a tutte le esperienze nazionali e quello che invece le differenzia, e si è visto che sono presenti gli uni e gli altri aspetti, sia guardando agli attori della regolazione, alle forme della regolazione e al ruolo delle fonti sovranazionali. Anch'io sono rimasta colpita da alcune considerazioni che riguardano il caso giapponese.
e soprattutto la lettura che viene data della rigidità che ancora assiste il lavoro standard, che diventa anche uno svantaggio per i lavoratori, cioè quello che noi abbiamo sempre detto, che i lavori flessibili dovrebbero essere anche lavori che vanno incontro alle esigenze di vita dei lavoratori, non che sempre lo facciano, però evidentemente questa è un'esigenza che risalta in modo particolare da una esperienza nazionale in cui il lavoro standard viene classificato non in termini di lavoro stabile ma di lavoro rigido. E un elemento che invece accomuna tutte le esperienze analizzate è quello di un drastico aumento della diseguaglianza, e questo era uno degli aspetti su cui la Coll aveva insistito in particolare e che purtroppo risulta confermato dai paper che sono stati presentati. Adesso io darei la parola di nuovo alle relatrici e al relatore. Chiederei, visto che il tempo comunque corre, se è possibile di mantenersi entro 5 minuti, naturalmente se vogliono prendere qualche minuto in più, perché le domande che sono state poste sono domande che non richiedono risposte semplici, no? Sono domande abbastanza complesse. E inizierei dando la parola a Maria Emilia Fonseca e a Caterina Lopez Scodro, chiedendo loro se vogliono parlare tutte e due o vuol parlare soltanto una di loro. So, I would like now, Maria Emilia and Caterina, to ask you if you want to talk about and answering to the question which has been posed by Massimiliano and Fausto, or if you rather prefer that one of you speak on behalf also the other. So just let me know. Thank you very much. And I would like to say that we are very happy with your contributions and commendments. And Caterina, if you would like to answer, with the time, and I know that very quickly, and the question is very interesting when we talk about all day long, but we have time, so that if you want, please. Thank you, professors, for the comments, and the question of Professor Delfilo was about the on and off the job training. And well, it's a very interesting question, and actually was something more like a suggestion. So we are going to see that in our paper, and we are going to see the differences that the professor pointed out. So I think that is, and if the professors or anyone else has some questions, please let us know. And again, thank you for the opportunity to present our paper here. Please, the suggestion, Professor, is very interesting. We didn't think about like what the difference could means. Of course, it's very interesting. I think the suggestion. Bene, grazie. Mi sembra che il suggerimento di Massimiliano di tenere presente i vari aspetti della formazione on the job, out of the job, sia in effetti un suggerimento da tenere in considerazione, perché sono due situazioni molto diverse. E se non ci sono altre osservazioni da parte vostra, io a questo punto darei la parola a Olivia De Quintana Figureido Pasqualeto, che può replicare se vuole. Marzia, scusa, posso fare una domanda a Olivia in aggiunta? Certo, così, visto che deve rispondere. Sì. I want to ask you to Olivia, because I found not so clear the passage in her paper about the consideration of social rights, labor rights as human rights. She reports the opinion of some scholar, but is unclear, in fact, what is the gain of considering human rights the labor rights. Please, if you want, it's a big discussion, but in any case, if you want to. Thank you. Okay.
Thank you, Professor Guariello. And you have the floor now. Good luck with this last question. I mean, it's a huge question. Yes, it's a very tricky question. I think I will start with this question because in my PhD thesis, I try to write about this. And as you said, it's a huge discussion, but maybe the main the main advantage of considering labor rights as human rights, maybe it's like an harmonization of the language, because when we talk about human rights, sometimes I feel that it caught more attention and it seems like it's more important. Oh, it's human rights, it's essential rights. So it may be grammatically strategy, I don't know, but I think I believe it's an important symbol. And also for me, I have no doubts that it's most part of labor rights are human rights. But considering, for example, here in Brazil, we have a prescription in our constitution that international treaties about human rights, they can gain like a more important status when they are ratified. So if we consider labor rights as human rights here in Brazil, they can assume like a constitutional status. So it's an example of how this perception is important. I think maybe my answer to you is this. And also I would like to answer Professor Delfino. He asked me if am I optimistic or pessimist about ILO sources. I believe that I'm optimist about ILO sources and what they can help us, especially in this moment that I can talk about Brazil and what we have facing here. We have a normative turbulence here, lots of new laws, new norms that are not so protective for workers. So in this sense, I believe that ILO sources, they are not perfect. They have some problems, but I believe that it can be strategic use here, especially here in my reality, but in other countries as well. Thank you again. It was an honor to be here with you. Thank you very much. Grazie Olivia. Adesso darei la parola a Marcello Da Ponte per la sua replica. Prego, professor Da Ponte. Grazie. Sarò estremamente breve per ringraziare i discussant, come già fatto nel messaggio inviato a tutti, la professoressa Guariello e il professor Delfino, per le loro considerazioni molto accurate. In particolare, devo dire che il professor Delfino ringrazio particolarmente perché ha accolto proprio appunto lo spirito e l'anima del paper che intendeva focalizzare l'attenzione, peraltro nella versione scritta naturalmente in maniera più ben più approfondita di quanto non abbia potuto dire nella esposizione orale, la difficoltà che deriva nel sistema attuale sul mancato superamento della dicotomia autonomia-subordinazione e sugli effetti e le conseguenze di questa vicenda. D'altronde, ciò che, nonostante gli importanti sforzi dell'Unione Europea, anche in chiave di rafforzamento del sistema di protezione sociale, mi riferisco per esempio alla direttiva sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro e ad altre importanti
tentativi di appunto irrobustire il sistema di garanzie e di protezione sociale, come permanga una difficoltà nel superamento appunto della dicotomia autonomia-subordinazione, che naturalmente sarà oggetto poi di numerosi tentativi e che nella come dire, lavoro in piattaforma manifesta le contraddizioni più evidenti. D'altronde io non credo che sia nemmeno così agevole il superamento con la previsione poi della direttiva sui riders e della qualificazione nell'ambito della subordinazione to cure, perché permangono una serie di difficoltà nella identificazione del datore di lavoro, nella identificazione del lavoratore stesso e anche, come dire, attraverso uno sforzo qualificatorio che vuol dare la direttiva, le complicazioni sul piano applicativo restano tutte. E quindi lo spirito essenziale del paper era quello di sottolineare l'esigenza appunto di prevedere un sistema post-pandemico che consenta di rafforzare il livello di protezione sociale a fronte delle sempre più evidenti diciamo distorsioni del sistema e delle differenziazioni che rischiano di aumentare con la crisi piuttosto che essere superate. D'altronde, e mi fermo qui, nella versione scritta del paper evidenziamo anche le differenze che vi sono tra i vari paesi dell'Unione Europea nella interpretazione della funzione del PNRR, quello che noi chiamiamo PNRR del piano di rilancio dei diversi paesi, con una connotazione diversa in relazione anche alla struttura dell'organizzazione statuale, laddove in Francia vi sono già come dire, iniziative ben più avanzate rispetto a noi, che siamo più indietro per altri versi. Quindi sono temi naturalmente da approfondire in ulteriori discussioni. Io diciamo, concludo ringraziando ancora una volta la Burlo Community per la straordinaria opportunità, ma soprattutto per l'occasione di riflessione e di confronto tra le diverse esperienze, che credo sia un valore assolutamente decisivo e importante per la crescita del dibattito in una accezione evolutiva stessa del diritto del lavoro. Grazie professor Da Ponte, questo mi dà l'opportunità di anticipare che nei prossimi mesi vogliamo continuare con questo approccio di diritto comparato, che in una fase come questa è particolarmente utile perché consente di tracciare delle connessioni e di svelare degli aspetti che magari la sola analisi della realtà nazionale non fa emergere, e così come l'ha già anticipato Fausta, uno dei filoni che percorrerà un po' tutto questo anno di nostra attività sarà l'attenzione alle vicende dell'Europa sociale, in generale alle vicende dell'Europa, non soltanto dell'Europa sociale. E adesso chiudiamo dando la parola a Michela Riminucci, che può scegliere in quale lingua parlare. Michela, se vuoi parlare in italiano lo puoi fare, se vuoi parlare in inglese lo puoi fare, lascio a te la scelta, prego. Beh, se volete parlo anche in giapponese, però temo che nessuno mi capirebbe. Questo ci piacerebbe moltissimo, perché io se posso aggiungere una piccola nota, sono molto ammirata dal fatto che Michela è una giurista, è un'esperta, è una nipponista, e parlare e apprendere la lingua giapponese è una delle sfide più grandi che si possono affrontare, a quel che so. E quindi, anch'io ovviamente voglio ringraziare comunque tutti quanti, colgo questa occasione per ringraziare di nuovo sia per aver appunto accettato la mia proposta, per aver organizzato questo evento. Anche per me è stato particolarmente appunto prezioso ascoltare sia le altre presentazioni che poi anche appunto i commenti che mi sono stati fatti. E appunto limitando comunque il mio commento alle risposte, anche perché qui in Giappone è 1:30 di notte, quindi comincio ad essere abbastanza provata. Rispondere alle due domande, in particolare appunto del professor Delfino, che ha fatto nel suo commento, in cui secondo me in modo particolarmente calzante si è detto comunque che questa pandemia, per quanto riguarda il Giappone, è riuscita a far emergere quelli che sono tutti i difetti del sistema, li ha sottolineati in qualche modo,
e quindi si chiedeva se comunque a livello interno del Giappone c'è comunque un movimento, una spinta verso il cambiamento una volta che si sono visti appunto tutti questi difetti. E la risposta in realtà è sì, nel senso che comunque in Giappone, sia per quanto riguarda la flessibilizzazione del lavoro standard, è un tema in realtà che va avanti da molti anni, in cui comunque in Giappone si tenta da molti anni di trovare una soluzione con diciamo risultati per il momento non particolarmente eccezionali, però comunque c'è una spinta in questa direzione e piano piano si sta cercando di andare in questa direzione, seppur con diciamo vicende alterne, perché ovviamente a livello di priorità comunque della politica questo tema non è sempre necessariamente in cima alla lista delle cose da fare. E anche per quanto riguarda in particolare la burocrazia, visto comunque che il professor Befino ha menzionato il fatto che si è stupito del fatto che il Giappone comunque abbia questa burocrazia comunque farraginosa in alcuni casi, e a livello tale da scoraggiare addirittura appunto eventuali le persone dal per esempio accedere ai finanziamenti che sono stati creati per il caso per esempio specifico appunto della pandemia. In realtà quello che poi si è potuto vedere appunto è che a seconda del tipo di finanziamento, del tipo di intervento, alcuni erano estremamente accessibili, semplicissimi, con procedure online, poca documentazione, ed altri invece erano estremamente complessi. Quindi da questo punto di vista comunque il Giappone ha effettivamente notato questa cosa, anche comunque a livello governativo diciamo, e quello che sta facendo è comunque cercare di procedere in questa direzione, quindi aumentare comunque l'informatizzazione diciamo del sistema, cercare un po' di aiutare, di ridurre ecco, la burocrazia. Poi vedremo se questa cosa diciamo funzionerà o non funzionerà, questo sarà da vedere più avanti. E invece per quanto riguarda la seconda domanda, che era quella sul questo appunto cambiamento di assetto che c'è stato in Giappone per permettere al governo centrale essenzialmente di proclamare lo stato d'emergenza e poi ai governi locali di intervenire con appunto questi ordini ai privati cittadini, in particolare alle imprese, di appunto limitare le loro attività eccetera. Questa in realtà è una questione estremamente complessa, perché in Giappone è stata creato un dibattito notevole, c'è stato anche un fronte decisamente opposto a questo tipo di riforma, sia tra comunque sia nella dottrina che nella politica, e anzi penso che sarebbe interessante probabilmente scrivere proprio qualcosa solo su questo, cioè si potrebbe scrivere tranquillamente almeno un paper su questo tema, su tutta la discussione che c'è stata. Per il momento comunque questo cambiamento sembra essere definitivo, nel senso che comunque la legge è stata modificata, è stata finora applicata, però chiaramente per esempio ci sono anche nella dottrina, c'è stato che si è posto questioni di costituzionalità per quanto riguarda questa modifica, quindi diciamo non sappiamo se poi più avanti a qualcuno verrà in mente di andare a discutere alla Corte Suprema giapponese, diciamo, di andare a discutere della costituzionalità di questa legge. In Giappone diciamo che i giudizi di incostituzionalità comunque sono rari, quindi è qualcosa che veramente è un caso limite che capita poche volte, quindi non penso che in questo caso specifico magari si realizzerà, però chiaramente è una questione che c'è stata e sicuramente penso che comunque almeno a livello di dottrina se ne discuterà più avanti, verranno pubblicate delle cose su questo tema. E sì, quindi penso fossero queste le due domande, giusto? Okay. Grazie. Grazie a te Michela. Noi abbiamo concluso per oggi, però consentitemi di ricordarvi i prossimi appuntamenti prima di chiudere. Il prossimo è il 3 febbraio alle ore 17, ci sarà quindi un cambiamento nell'orario di apertura ed è dedicato al tema della conciliazione vita-lavoro, gender gap e lavoro di cura. Il terzo appuntamento è il 10 febbraio, il mercato del lavoro durante e dopo l'emergenza pandemica, anch'esso si terrà il seminario alle 17, dalle 17 alle 19. Voglio anche ricordare che tutti i paper saranno poi pubblicati in un ebook che sarà reso disponibile e dunque avremo modo di apprezzare anche i paper che non sono stati presentati oggi, che comunque, come dicevo, devo ringraziare i Discussant per lo sforzo che hanno fatto di darci conto anche di chi delle cose che avrebbero detto e chi oggi non ha potuto essere con noi. Fatemi ringraziare per chiudere chi ha voluto partecipare alla discussione di oggi pomeriggio e nuovamente fatemi ringraziare i relatori, le relatrici,
e discussant. E con questo vi saluto e vi auguro buona serata. Arrivederci.